E quindi grazie mille e sono veramente molto contento di averti qui perché è la prima volta che ufficialmente vieni ospite di È un mio vero, podcast, insomma. è la prima volta. Ma sono stato autorizzato dal professor Ciorra, quindi Allora è perfetto, quindi non si allora è parla perfetto. di preferenze parentali, ok, ottimo. Bene, buon lavoro, grazie di essere qui. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Vabbè, Luca mi ha già presentato in parte. Io realizzo modelli per architetti e per artisti oramai da circa 20, più di 20 anni. Sono laureato in architettura, sono architetto, ma a un certo punto della mia carriera, all'inizio direi, ho deciso di prendere un altro percorso e di lavorare sempre sul corpo dell'architettura, ma attraverso l'utilizzo del modello. Dunque, questa è diventata la mia professione, e dunque il lavoro per architetti e per studi. E negli ultimi anni abbiamo anche sviluppato con lo studio collaborazione con artisti. Vi farò vedere tantissimo materiale, cercherò di essere abbastanza veloce nell'esposizione, cercherò di spiegare quanto più possibile. Se poi avrete delle domande, sono bene accetto. Ho intitolato questa lezione di introduzione Tools of Disobedience. Adesso vedrete anche perché. Apro con una sorta di autoritratto. Mio taglierino e la sigaretta immancabile che c'è sempre sul mio tavolo, è un plastico. Allora, Kant diceva che la mano è la finestra della mente. E in un altro testo estremamente importante per me, per quanto mi riguarda, che è un saggio critico di Richard Sennett, l'uomo artigiano, Richard Sennett sostiene che tutte le abilità, anche le più astratte, nascono da pratiche corporee. E cioè ogni nostra azione è legata al corpo. Fare un modello è un'azione che riguarda sicuramente il pensiero, l'impostazione del lavoro e il risultato che si vuole ottenere, ma passa necessariamente e inevitabilmente attraverso una pratica corporea, è un lavoro molto fisico. La mano deve essere allenata al movimento e il movimento alla fine rimane relazionato alla memoria, fino a che non diventa automatico. Io spesso faccio e rifaccio le stesse cose più di una volta, perché la mia mano deve essere allenata e deve sapere esattamente dove deve andare. C'è un momento in cui, quando si realizza un modello, si stacca la testa e si lascia che il corpo vada, la mano vada. Una volta che tutto è fissato, poi è il corpo che agisce, sono i meccanismi, sono i movimenti, i rituali che ogni volta si ripetono. Quello che vedrete all'inizio sono dei piccoli esperimenti. Quando io non ho lavoro come architetti, cerco di mantenere l'esercizio facendo sperimentazioni, lavorando sul corpo dell'architettura, come vi dicevo prima. Non vogliono essere architetture, non vogliono essere progetti, sono delle sperimentazioni ibride tra il materiale, la forma e l'assemblaggio. È un po' come una pratica come la pratica del disegno, però portata sulle tre dimensioni. Quando si fa un modello, quando si realizza qualcosa, c'è sempre quel grande punto interrogativo che è l'inizio, no? John Cage diceva che è veramente una forma di paralisi, l'inizio di un progetto, l'inizio della creazione, il famoso foglio bianco, crea una sorta di cortocircuito, per cui spesso si ha veramente una grande difficoltà. Attraverso gli anni, nella mia pratica, quello che posso dire, mi riconosco molto in questa frase. Il consiglio di John Cage era quello di cominciare da un punto qualunque. La progettazione e anche l'assemblaggio non sono mai sequenziali. L'importante è rompere il ghiaccio e cominciare. Quello che vedevate prima in rosso era un piccolo oggetto nato da un esperimento, si è poi trasformato nella possibilità di realizzarlo attraverso lo stesso oggetto. Più grande può diventare la facciata di un edificio o una scultura.
Tools of Disobedience. Ho spesso riflettuto su cos'è la mia professione e cosa significa realizzare un plastico di architettura. Sicuramente, per quanto mi riguarda, non è la rappresentazione di un progetto, o non solo, o non esclusivamente la rappresentazione di un oggetto, ma come ripeto spesso e come dicevo anche prima, è proprio lavorare sul corpo dell'architettura, e quindi sull'idea del progetto, più che sulla sua rappresentazione in ogni suo elemento. Non sono mai stato interessato a questo. Ritengo che ci siano dei modellisti molto più bravi di me nel farlo. Sono invece estremamente interessato sul lavorare su un'idea, una sensazione, quindi può essere una sensazione formale, una sensazione di materiale, rappresentare la matericità, la forma o ciò che si vuole dire con quel progetto. Poi un giorno mi sono imbattuto in questo lavoro di quest'artista, Melanie Veillet, e in questa pubblicazione, Tools of Disobedience. Melanie Veillet è un'artista svizzera-francese, che ha fatto questo lavoro incredibile fotografando una serie di oggetti sequestrati e carcerati in varie carceri svizzere. Sono oggetti che riprendono gli oggetti di uso comune, come potete vedere qui, no? Su, in alto a sinistra, coltello nascosto in un crocifisso. Gli oggetti a destra sono degli scaldavivande per farsi il tè, e poi sotto vedete dei temperini. Qui ci sono delle chiavi riprodotte in vari modi. Sono tutti oggetti sequestrati e carcerati. Questa è una radio nascosta in un libro, questi sono oggetti per offesa o di difesa, dei tirapugni. Tutto quello che vedete sono oggetti che vengono ricostruiti, oggetti reali della vita di tutti i giorni, ricostruiti dai carcerati con dei mezzi di fortuna. Mantengono la funzionalità dell'oggetto originario, ma per forma, dimensione, materiale, differiscono in qualche modo, sono estremamente in alcuni casi rudimentali, ma in altri casi assolutamente ingegnosi. E quando ho visto questo libro, ho fatto immediatamente una sorta di relazione con il mio lavoro e con il lavoro di un model maker, di chi lavora con i modelli. Fondamentalmente realizzare un modello, per quanto mi riguarda, è proprio questo, e cioè esprimere quello che c'è nel progetto, partire dall'idea originaria, ma in qualche modo trasformarla. Anche quando si costruisce un modello, si lavora con dei materiali che non sono i materiali reali che verranno utilizzati nell'edificio reale, quindi si lavora con ciò che si trova. Può essere il cartoncino, come può essere alta tecnologia, stampa 3D, viene in qualche modo assimilato, rielaborato e ritrasformato. Ecco, se mi dovessero chiedere oggi cos'è secondo te fare un modello, è imprescindibile per me non citare questo lavoro, che trovo straordinario. Se avete occasione di trovare il libro, che non è facile, ma di vedere immagini anche su internet e quant'altro, andatelo a vedere, perché è pazzesco come tutti questi oggetti poi acquisiscano in qualche modo una loro dignità, una loro autonomia che travalica il loro oggetto originale. Diventa lo stesso oggetto, ma con una trasformazione che è data dalla sensibilità di chi lo ha realizzato, e quindi ci sono oggetti molto più rozzi e rudimentali e oggetti invece molto più raffinati, l'epoca in cui sono stati fatti, i materiali che sono stati trovati, e quindi vanno da oggetti estremamente, come dicevo, rozzi a oggetti molto più raffinati, come quella che vedevate prima, una radio nascosta all'interno di un libro, e quindi utilizzando anche degli elementi tecnologici che sono riusciti a trovare in carcere. Quello che vi faccio vedere, ad esempio, in questo caso qui, sono gli esperimenti che diceva prima
Luca, mio fratello, che a volte faccio. Ad esempio, questo ricorda sicuramente un edificio, ricorda un'architettura, ma è realizzato con i ritagli che mi rimangono quando utilizzo il laser. Sono ritagli che poi ho riassemblato. Questo oggetto possa sembrare un edificio, in realtà è semplicemente una sovrapposizione di griglie una sopra l'altra, eppure la sovrapposizione di queste griglie, lo spalzamento di queste griglie riesce a dare una profondità, una luminosità e una forma per cui quando lo vedete ne riconoscete la sua dignità di edificio, la sua identità di edificio, ma in realtà è semplicemente un assemblaggio di pezzi trovati. Così stessa cosa in questo caso, poi ci costruisco intorno una base che sembra una città e questi potrebbero sembrare dei grattacieli. Sono semplicemente delle griglie, però attraverso la loro densità o rarefazione potete leggere aperture o varie forme. Anche questi sono piccoli oggetti. Questa era la torre per una persona, il grattacielo per una persona, quindi sono piccoli oggetti creati assemblando scatolette di resina che trovo nello studio che ho realizzato per altri progetti, assemblandoli in un altro modo, acquistano la forma di un edificio, di un'architettura. Non vuole essere architettura, non ho mai preteso o voluto fare tutto questo, è semplicemente un po' il lavoro sul corpo dell'architettura. E questo mi dà anche la possibilità di sperimentare sui materiali. Questo è un oggetto fatto di resina. Questo è un oggetto composto attraverso edifici che avevo realizzato per un plastico per un concorso che poi ho realizzato, siccome lavoro con gli stampi e con la resina, quindi per fare un oggetto in resina si crea uno stampo in gomma e poi si cola qualsiasi materiale, all'interno. Può essere una resina poliestere, una resina epossidica, in questo caso è una resina cementizia che simula la terracotta. Li ho assemblati come se fosse una città e poi insieme ho assemblato altri pezzi che nascono da un progetto che avevo fatto all'inizio per Ianpiù, ibridato con quel sistema che vedevate prima della sovrapposizione delle griglie, per cui l'oggetto più scuro è l'architettura, se volete, o il progetto in sé e l'intorno è creato da edifici di risulta. Ne ho a centinaia nel mio studio perché continuo ogni volta che faccio una colata a farne altri, sto costruendo una sorta di microcittà personale. Dunque questi sono esercizi, se volete, esercizi anche per capire che tipo di verde, come trattare, che tipo di materiale, che tipo di olio si può dare sul legno, come si Scusa possono Marco se ti trovare. disturbo, ti interrompo. Mentre ce lo racconti, puoi anche raccontare brevemente come l'hai fatti poi i singoli plastici, in modo che loro capiscono la differenza tra uno e l'altro. Poi magari scendi di più sulla tecnica, però Okay. questo di che materiale è fatto, in modo che così loro capiscono immediatamente. Ok, questo che vedete adesso è una sorta di è una resina acrilica. È un gesso sintetico fondamentalmente, è un materiale molto veloce da utilizzare rispetto al gesso, molto più facile e essere bianco oppure avere queste tonalità dal rosso mattone al color terracotta. Viene fatto su stampo, cioè prima realizzo un master in un positivo. Con un altro materiale che può essere legno o plastica o qualsiasi altra cosa, quindi realizzo la forma. Nel caso degli edifici, sono queste scatolette con le facciate tagliate al laser e applicate. Prendo uno stampo di gomma e poi vedrete come si prendono gli stampi di gomma avanti, e poi colo il materiale. In quest'altro caso, invece, la tecnologia è completamente diversa. La base è una base incisa nel legno. Il legno è stato trattato, è un legno poverissimo, un legno di quelli veramente da 2 lire, ma trattato con un olio che uso spesso, che è un olio bituminoso, che lo fa sembrare un pezzo di legno antico. E questa sorta di edificio a Y che vedete messo sopra è fatto con la stessa tecnologia che vedete, ad esempio, che avete visto nei primi 2 casi. Semplicemente delle griglie tagliate al laser e poi
incollate una sull'altra, danno una profondità, danno una sorta di spazialità, anche se in realtà non c'è niente di definito a livello progettuale. Questo invece è un modello sempre in resina e cartone. È il primo progetto, il progetto di concorso fatto da Renzo Piano per il Beaubourg. Qualche anno fa alla Biennale di Venezia mi avevano chiesto di realizzare dei modelli e di partecipare realizzando dei modelli di interpretazione di un'architettura famosa, e in questo caso ho scelto il Beaubourg e ho scelto il primo progetto che, come potete ben vedere, è profondamente diverso. E qui ho giocato solo esclusivamente col colore. Il Beaubourg è un oggetto estremamente colorato. Quello che mi interessava era vedere il rapporto tra la griglia della facciata e la massa del costruito e la piazza inclinata che aveva proposto Renzo Piano e Rogers avevano proposto il concorso, e dunque ho scelto ad esempio in questo caso di non usare colore. L'oggetto è totalmente nero, escono fuori esclusivamente le masse e alcuni piccoli dettagli. Quindi anche su questo a volte si fanno delle scelte estremamente precise su cosa si vuole tirare fuori. Non bisogna mai essere troppo relazionati o legati alla rappresentazione del reale, anche perché la scelta del colore può far uscire fuori un modello totalmente bianco. Avrei giocato sicuramente di più con i contrasti, la massa sarebbe uscita fuori in modo molto più definito, ma forse si sarebbe persa la visione dell'insieme. Questi sono altri esperimenti che ho fatto inserendo pezzi tirati fuori da altri progetti e poi riassemblati. Le zampe sono un progetto dei 2A+P insieme ad Andrea Branzi, e il top è un progetto fatto per Ian Più. E quello che vedete, che sembra una montagna, è in realtà un pezzo di stoffa imbevuto nella resina, piegato, lasciato solidificare, sembra una montagna. Da quello ho preso poi uno stampo e ho realizzato in gesso la forma. Una volta che uno vede lo stampo, rimane affascinato dal negativo, e allora ho ricolato della gomma sulla gomma negativa, creando il positivo del negativo. E quindi quello che vedete qui, che sembra una sorta di avvallamento nel terreno di grandi gole o di canyon, è nient'altro che il negativo del positivo che avete visto prima, e diventa un paesaggio. Ho inserito la stessa forma in un paesaggio differente, quella stessa forma, ho fatto anche un altro modello, e sulla forma precedente ho colato della resina trasparente, per cui questa sembra una casa in mezzo all'oceano, e il paesaggio che prima vedevate, che sembrava un deserto, diventa un paesaggio marino. Sono semplicemente giochi, sono semplicemente degli oggetti, dei divertimenti che faccio e che compongo intorno, come dicevo prima, al corpo dell'architettura, ma che poi mi consentono di poter applicare queste tecniche sui modelli che mi vengono richiesti. Anche qui questi piccoli edifici super colorati che vedete non sono nient'altro che i resti della resina che colo dentro i barattoli. Quando faccio oggetti colorati, si sedimenta, stacco dal barattolo il fondo, lo taglio con una sega e quello che ottengo è un pezzo di resina ipercolorato, che poi ho inserito all'interno di questa forma che può sembrare una città, creando una sorta di costruzione. Questa è la città che vi dicevo, che riproduco in continuazione sempre con resine differenti, prove e test di colore su vari gessi per vedere la resa e che tipo di colori posso ottenere. La stessa forma che vedevate prima, nera, della città, viene qui poi ibridata con questa forma. Io sono ossessionato da fondamentalmente o dagli schemi rigidi come le griglie o da forme morbide come queste. Sono gli unici due oggetti che riproduco in continuazione.
Queste ad esempio sono delle sperimentazioni sulla terracotta, quindi anche per capire fino a che punto posso lasciare sottile lo strato e quanto posso portare all'estremo la forma. E in questo caso ho creato questi grandi piedi, questi grandi risucchi che sono come delle case e sono fatti in terracotta, come vi dicevo. Questo invece è un oggetto che parte da un 3D e ho poi sezionato, ho tagliato a laser i vari strati e quindi ho montato un pezzo sopra l'altro. Mi piace molto l'effetto della bruciatura che lascia il laser sull'MDF, che è un materiale polvere di legno e resina, fondamentalmente sono dei pannelli. Ci ho costruito questa che io chiamo la casa vaso. Come vedete il terrazzo del piano è inglobato nell'appartamento sottostante e può creare questa sorta di forma continua. Questa è sempre quella forma che vi dicevo che mi ossessiona ed è una lastra di resina piegata e formata a mano che diventa la copertura di una casa ipotetica invece ipogea. La stessa poi l'ho scansionata, l'ho stampata in 3D, l'ho lisciata e verniciata e ci ho fatto un grande modello. Io questa la chiamo la carpet villa, fondamentalmente è un grande tappeto. Se mi viene sempre in mente, se uno pensa a una casa, la casa è uno strumento di protezione, no? Da sempre. È un gesto che si fa spesso per proteggersi, è quello di coprirsi, no? Ci si sente protetti sotto le coperte. E allora ho immaginato questa casa proprio così, è solo un grande telo, non mi chiedete di che materiale e come si possa reggere, non è il mio mestiere, che diventa la copertura e la casa stessa. E poi l'ho verniciata con questa vernice un po' volgarotta, una vernice cangiante, mi piaceva l'idea di questo oggetto come una sorta di animale, no? Se vedete i cockpit degli scarabei sono quel nero che diventa verde fluo, molto bello, mi piaceva l'idea di creare un oggetto o un'architettura che avesse nel colore la possibilità anche di cambiare. Questo è il più grande consiglio che vi posso dare in realtà oggi, non mettete mai in ordine, il vostro tavolo deve essere sempre una sorta di cucina di idee, di sovrapposizione di materiali, di cose, perché si può sempre trovare qualcosa di nuovo, soprattutto se come atteggiamento partite da un punto qualunque. Questa è una foto vecchia della mia scrivania, se la vedete adesso è ancora peggio. E questi sono una serie di modelli per una mostra di qualche anno fa. Mi hanno chiesto di realizzare i modelli per diversi studi di architettura. Ora, un model maker professionista farebbe 10 modelli, tutti con la stessa linea, monocromatici magari, in cui si vede la mano. Quello che mi interessava invece era vedere, interpretare per ogni progetto e trovare una risposta ad ogni progetto, ad ogni idea di progetto con una tecnica completamente differente, come se i modelli fossero stati fatti da 10 mani differenti. Questo è un progetto di Ian Pugh, in questo caso c'era questa era un autogrill, quindi e sopra c'era questa grossa griglia che conteneva altri spazi, ho fatto uscire solo questo elemento, quella che sembra al centro un'autostrada, questo elemento fatto in cemento e sopra questa grossa griglia che naturalmente ho stampato in 3D perché non avevo tempo per incollare tutti i pezzettini. Stessa mostra, architetto giapponese, la prima cosa che mi sono detto è stata non posso riprodurre un modello come farebbero i giapponesi, non ho quella sensibilità e non ho quel tipo di cultura, fondamentalmente vengo da un paese che ha generato il barocco, non sarò mai minimale come un giapponese, e anche se i loro modelli mi affascinano. Ho cercato però di rispondere a quel tipo di architettura trovando una forma espressiva che fosse sì la mia, ma anche la loro. Quindi gli alberelli sono questi fili di ferro incrociati, la base è di legno e questo è un oggetto
di resina sottilissima su cui poi ho dato delle velature con un aerografo. Questo era un altro progetto, in questo caso era un progetto su scala territoriale, perché era questo grande percorso che portava in un paesino. Non potevo far vedere proprio l'architettura in sé, non potevo far vedere come era fatto perché avevo poco spazio per rappresentarlo. Mi sono fatto raccontare la storia del progetto, che nasce dal percorso che facevano i somari per arrivare in questo paesello, che diventa poi questa sorta di pedana che viene realizzata dallo studio di architettura. Quindi ho creato questo gettone facendo vedere il percorso e poi comprando un asinello, mettendolo dentro e scrivendo su quel pannello che vedete in fondo la storia della genesi del progetto. E quindi c'è una sorta di ibridazione tra il disegno che viene inciso dietro sul pannello, un testo che spiega cos'è il progetto, e un'immagine, quella del somaro, che fa capire immediatamente, vedendo anche il modello, quello di cui stiamo parlando. Questo è un altro modello fatto per un'installazione realizzata dallo studio Orizzontale, sarà questo razzetto. Mi piaceva l'idea che del confronto, il fondo era una facciata di una chiesa storica in Germania, questa installazione, che tra l'altro è stata realizzata. E quindi ho costruito l'oggetto, il razzo, poi ho stampato in 3D un piccolo astronauta, ho costruito la facciata attraverso vari layer di MDF, poi ho preso uno stampo e l'ho realizzata in gesso. Il terreno l'ho creato, anche se non è così nella realtà, come se fosse un terreno lunare. Quindi mi piaceva questo circuito tra l'oggetto realizzato, il fondo, che è un oggetto storico, perché è la facciata di una chiesa, e poi questa invenzione del terreno lunare, no? Il modello diventa anche una forma di gioco, se volete. Questo invece è un po' più serio, qui ho giocato con la luce, un progetto per i 2A+P, era un concorso per il museo Minardi, il costruttore di auto da corsa, e quindi volevo far vedere questo spazio super, questa è una lastrina ricoperta, riverniciata, con una vernice metallica, e poi ho giocato con la luce e con qualche piccolo dettaglio all'interno. Il modello è molto piccolo. In questo caso era una pedana che si illuminava con delle sedute, quindi qui è diventato fondamentale lavorare un po' con la luce e poi con delle figure. Vi parlerò poi delle figure, di cosa significa mettere un omino all'interno di un plastico. Le due cose più difficili che potete fare su un modello è il verde e gli omini. Gli omini devono sempre raccontare una storia. Fino a poco tempo fa, fino a prima dell'avvento delle stampanti 3D, gli omini si compravano fondamentalmente. C'era solo una ditta che li faceva, una ditta tedesca, la cosa più razzista della terra. Gli uomini erano alti, le donne basse, testa china, posizione prona rispetto alla figura maschile. Non c'erano altre etnie, veramente terrificanti, e sempre gli stessi. Quindi quando si vedevano sui modelli lo stesso omino che viene riprodotto 30 volte in uno spazio differente. L'utilizzo della tecnologia e la possibilità di scansionare invece in 3D la figura e poi ristamparla oggi ti consente di avere su un modello 100 figure totalmente una diversa dall'altra, di altezze diverse, in pose diverse e super realistiche. Questa è una cosa che mi affascina, prima o poi mi metterò anch'io dentro un modello. Questo è un altro progetto fatto, l'oggetto è in resina e la base invece è una resina acrilica che simula la pietra, e mi piaceva il cortocircuito tra il paesaggio, che è molto duro e aspro, e invece l'oggetto, che diventa più morbido e trasparente, e anche la differenza di matericità, pur mantenendo come colori dei colori sempre molto vicini tra loro, no? Che possano fondere l'oggetto. Questo è un altro progetto
per un giapponese su Fujimoto. Credo che conosciate la casa costruita con i grossi blocchi di legno. Anche in questo caso ho cercato di trovare una via di espressione diversa. Anche lì mi sono detto, io uso le resine, perché non costruire questo oggetto con dei blocchi di resina sovrapposti uno con l'altro, con un colore ambrato che possa ricordare il legno, il calore del legno, ma è una luce all'interno, per cui si vede poi la differenza, come vedete qui, ma non con il materiale che è stato utilizzato per l'oggetto che è poi stato realizzato. In quest'altro caso, ad esempio, è un modello di pura rappresentazione, era un modello per un concorso, doveva essere apribile, è una scala completamente diversa, una scala 1 a 50. Questo è, scusa Marco se ti interrompo. Dimmi. Ma anche oltre, benissimo la scala, ottimi materiali, adesso che sei passato a far vedere i progetti di altri, citi anche il nome, così i ragazzi possono andarsi a vedere come tu riesci, perché una caratteristica di Marco è che quando lavora, lavora con diversi studi, quindi è come avere tante lingue diverse, no? Perché ogni studio ha un suo linguaggio, si rappresenta anche attraverso il plastico. Quindi poi se voi vi andate a vedere il lavoro degli architetti, vedete come il plastico combacia anche con l'estetica che lo studio ha. Scusa Marco se ho fatto questo inciso. Sì, di quelli di prima, di alcuni non mi ricordavo neanche i nomi, mi dovete scusare, ma dopo tanto tempo e con l'età avanzata di alcuni non ricordo più i nomi. In questo caso questo progetto è il progetto per la realizzazione in Russia, tra l'altro lo hanno vinto, di questo giovane studio romano, si chiamano Tari Architects. In questo caso abbiamo realizzato il modello anche qui, non pensando al colore e alla finitura quanto alla grana. Il modello, l'edificio reale sarà in mattoni, quindi abbiamo inciso questo materiale al laser, abbiamo dato una colorazione e si vede che la colorazione prende, il materiale è così, delle tonalità diverse, quindi sembra veramente realizzato in mattoni. E poi abbiamo dato dei toni molto scuri per l'interno, mentre l'esterno è assolutamente dettagliato. C'è un piccolo video, se riesco a farlo vedere, ecco qua, questo era per farlo vedere loro come si montava, come si smontava, per far vedere gli interni. Come vedete è un modello profondamente diverso da quelli che avete visto prima, che sono in una scala molto più piccola e quindi ti consentono un livello di astrazione notevole. In questo caso è un oggettone e deve essere chiaramente connotato alla scala di rappresentazione. Quello che vi faccio vedere adesso sono, mi capita spesso di fare modelli per lo stesso concorso, anche lì cerco di utilizzare e di sfruttare il più possibile la mia capacità schizofrenica di sdoppiarmi e quindi di trovare un linguaggio totalmente differente a seconda del progetto. Quello che vedete qui è il progetto vincitore dell'installazione Yap Maxi, che ogni anno, ogni due anni fanno all'esterno del Maxi, scegliendo un giovane studio di architettura, in questo caso Corte, avevano proposto questa zolla di terreno, erano venuti da me chiedendomi un progetto super realistico in cui si faceva vedere il verde e quant'altro. Chiaramente, ovviamente, non ho rispettato le richieste del committente. Uno dei miei punti di forza, e ve lo può testimoniare Luca, ma tutti quelli con cui ho lavorato sono una sorta di Bartleby di Melville. Dico sempre preferirei di no, cerco sempre un'altra via rispetto a quella che mi viene chiesta per rappresentare il lavoro. In questo caso ho detto ok, dovete far vedere questa zolla di verde. È la cosa che mi fa innervosire di più a me. Sì, è una delle cose che fa innervosire di più tutti al mondo, cioè sovrastare la potestà dell'architetto, che si ritiene un demiurgo, uno che riesce a fare tutto, e invece dare del tuo, a volte funziona, a volte no, a volte si fanno anche passi indietro e si torna sulle richieste iniziali del cliente. Ma diciamo che il mio primo impulso è quello di dire no, faccio io.
In questo caso il verde è rappresentato da un oggettone di resina super liscia, super luminosa, e il maxi invece ha sempre questo colore molto scuro. Mi piacciono i colori scuri e i modelli scuri, come avrete intuito, in cui questa zolla, questa sorta di paesaggio, si incastra sulla scalinata dello spazio esterno del maxi. In questo caso ho detto: voi lasciatemi il progetto, tornate fra 15 giorni, prendete il modello. Hanno fatto, hanno anche vinto. Questo invece stesso concorso, progetto completamente differente. Questo è per le T-Spoon che avevano partecipato quell'anno al concorso. Come vedete è una cosa completamente diversa. Plastico bianco, pochissimi colori, la vita è data da questi omini colorati che spesso utilizzo, sono quelli che si mettono nei modellini dei trenini, quindi il modello che doveva essere in scala 1 a 100 in realtà è in scala 1 a 87, perché gli omini colorati sono una scala diversa, una scala inglese. In questo caso ho rispettato di più le richieste del committente. La vita all'interno, come vedete, è data dalle figure fondamentalmente, anche chiaramente dall'architettura, ma l'architettura diventa quasi uno sfondo rispetto all'azione delle figure. Ci sono solo dei piccoli elementi colorati, con un colore minimo, non troppo violento, e la vita è data dalle figure che sono invece all'interno del modello. Questo è uno dei storici che ha fatto all'inizio della carriera con Ian Pugh, Tomiro Museum, totalmente realizzato in resina ebossidica. Stesso progetto, scala differente, quello che vedevate prima era un 200, questo è in scala 1 a 1000, per cui si vede, diciamo, l'impianto del progetto, come si inserisce nel paesaggio. Capolavoro questo. Altro progetto VCE, concorso della VCE, la sede della VCE con Ian Pugh. In questo caso non è resina ma è plexiglass, e i piani che vedete sono dei semplici tagli che non arrivano alla fine del materiale, per cui si legge all'interno una sorta di spazialità. Sono i piani dell'edificio, si leggono sullo sfondo il connettivo, la connessione delle scale e dei vari elementi architettonici tra i due corpi. Anche qui questo è un modello in scala 1 a 500, io preferisco spesso lavorare alla scala 500 perché ti consente un livello d'astrazione molto più forte, per cui si cerca di tirare fuori l'essenza del progetto. In questo caso invece è un progetto di un plastico di rappresentazione, studio schiaffo, Tarella, un plastico per una... Questa è la casa dei matrimoni dei reali in Arabia Saudita, un progetto enorme. La cosa divertente, trattandosi di Arabia Saudita, la base del modello è ricoperta di bitume e puzza di petrolio in un modo che non ve ne fate un'idea. E quello di cui vado molto fiero è, alla fine, invece, più che il progetto architettonico in sé o l'edificio in sé, è il verde. Per cui abbiamo cercato di dare questa tonalità, la base è totalmente nera, e questa tonalità autunnale, che a Riyadh non c'è chiaramente, ma che si accorda perfettamente con l'oggetto architettonico che è realizzato in legno. Stesso progetto, un pezzo, una parte del progetto realizzato in scala 1 a 50. In questo caso il modello è una grande scatola nera di 2 metri per 1 che fa vedere la sala centrale dove avvengono le celebrazioni del matrimonio. Quello che vedete a metà, questa sala aveva la possibilità di dividersi in due grandi spazi o rimanere un enorme spazio unico, e mi hanno chiesto di realizzare questo modello con la parete di legno che sale e scende. Ora, farla tecnicamente perfetta avrebbe avuto dei costi proibitivi, per cui l'idea che ci è venuta in mente è stata quella di comprare un crick elettrico che abbiamo incollato sotto la parete di legno,
abbiamo fatto un piccolo ponte elettrico per farlo funzionare, si spinge un bottone, il click si aziona e la parete sale e scende. Stesso studio di architettura, concorso fatto un anno e mezzo fa, 2 anni fa, in questo caso resina, e la base è una base fatta su stampo con una resina poliuretanica. E questo è un altro progetto invece fatto molti anni fa, oramai 18 anni fa, credo, sempre con gli Ampiù, per una mostra a Barcellona, Iper Catalunya, mi sembra fosse sulle infrastrutture sportive, come interagivano con le infrastrutture invece della città, per cui abbiamo avuto l'idea insieme a Luca e Carmelo di usare due colori. All'epoca mi piacevano il rosa e il verde, quindi le infrastrutture della città sono rosa, le infrastrutture sportive sono verdi, e questi sono dei modelli non legati fondamentalmente a un progetto vero e proprio di architettura, ma a delle idee, per cui i piloni dell'autostrada nel modello che vedete al centro diventano delle sorte, vengono ricoperti con una struttura, diventano delle sorte di sculture su cui ci si può arrampicare, a palestre che si plaggano alle facciate degli edifici, a spazi sportivi all'interno dei parcheggi. Erano una sorta di metaprogetto, di suggestione, e ne avevamo prodotti tantissimi di questi modellini. Marco, una cosa molto importante, scusa, puoi tornare a ecco, sì. Se torni a questi, l'altra cosa che non è detta è che questi erano di schiuma, quindi il materiale più povero. Questo era di schiuma. Questa era tutta la mano che costruiva il progetto. Cioè, in questo progetto, per esempio, noi a Marco non gli davamo un disegno, ma facevamo uno schizzo, ci piacerebbe un edificio che funziona così, così, così. Cioè, gli davamo dei collage, dei disegni, delle visioni, e Marco produceva con la schiuma semplicissima, il foam, quello celeste con cui fate i plastici anche voi. Marco elaborava delle strutture, diciamo, a memoria, no? È come se fossero degli schizzi tridimensionali. Esattamente. Poi all'epoca era anche più semplice, io vivevo al piano di sopra, loro avevano lo studio al piano di sotto, per cui venivano su, se ne parlava, si discuteva, c'era uno schizzo, un'idea, si faceva velocemente, perché questi sono modelli fatti molto velocemente, si verificava immediatamente. Quando si lavora con la schiuma, con questi materiali, è abbastanza veloce farlo con il filo a caldo, col taglio col caldo. Una volta fissata l'idea e detto sì, va bene, facciamolo, si procedeva poi alla rifinitura, all'incollaggio e alla verniciatura. Modello al 50 sembra ricoperto in foglia d'oro, in realtà è semplicemente un effetto che viene dato quando si incide l'MDF al laser e poi verniciato con una bomboletta. Sembra in foglia d'oro, anche perché il progetto doveva essere oro, la copertura, plastico in sezione. Questo è lo studio, è Scape, che non esiste più, adesso si è diviso, ci sono gli Scape e gli Itz, studio romano. Dogma per Vittorio Aureli. Generalmente io non realizzo plastici bianchi, mi ha salvato solo la base, che è questo grande cerchio giallo, di plexiglass giallo. L'aneddoto divertente per questo modello è che è il primo modello che ho fatto per Pier Vittorio Aureli e il suo studio. Sono un ottimo modellista, sono un pessimo fotografo, quindi mi chiedeva in continuazione di mandare foto per controllare l'andamento del progetto. Lui era a Bruxelles, io ero a Roma, e non aveva il coraggio di dirmi che il progetto, che il modello dalle foto gli faceva schifo. In realtà poi, quando ha visto il modello realizzato, è stato super contento e felicissimo, anche perché è molto difficile riuscire a fare un modello con dei piccoli dettagli, soprattutto quando si lavora con le incisioni al laser, bianco, e poterlo fotografare. Nel corso della carriera poi ti capita ogni tanto di avere la fortuna di lavorare per i giganti. In questo caso stiamo parlando di Super Studio, che tra l'altro è uno studio che all'epoca, quando mi hanno contattato, non esisteva più, oramai da anni, da decenni.
Conosco piuttosto bene Piero Frassinelli, ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere il grandissimo Adolfo Natalini, che mi hanno chiamato e mi hanno chiesto di riprodurre un loro progetto fatto per la Biennale del 70, la Biennale di Venezia del 78, che era la moglie di Lot. Premessa, non esistevano, o quanto dicevano lo so, servivano loro, non esistevano disegni per riprodurlo, ma una decina di foto. Per cui io ho accettato la sfida, anche perché non ti capita tutti i giorni di lavorare con persone che tu hai seguito da quando eri studente di architettura e che consideri una sorta di... È un po' come se ti chiamano i Pink Floyd a suonare sul palco, ecco, fondamentalmente. I modelli che dovevano essere su questa struttura di metallo erano fatti di sale, per cui la grossa difficoltà è stata riprodurre un modello architettonico, queste forme archetipe che vedete qui realizzate inizialmente in legno, fatto in sale. La prima idea è stata quella di realizzare degli stampi di gomma con una gomma resistente al calore, riempirli di una mistura di sale e acqua, infornarli, per cui ho dovuto pure comprare un forno e metterlo a studio, per 5-6 ore finché l'acqua non evapora e il sale si solidifica. I primi esperimenti sono stati fallimentari. All'interno di ognuna di queste forme archetipe c'era di Versailles, c'era un croissant all'interno, ma la cosa difficile era trovare il sale, perché la formula che ti avevano detto, avevano fatto questi modelli di sale, in realtà non è sale ma era salgemme, cioè sale minerale, non sale marino, che ha una possibilità, una capacità di cristallizzazione maggiore. Una volta scoperto, siamo riusciti a fare queste forme. Queste forme erano su una struttura metallica. Come vedete, su quel triangolo in alto c'era dell'acqua che con un tubicino, goccia a goccia, calava sui modelli di sale, li scioglieva e tirava fuori l'oggetto contenuto all'interno. Questo è il modello, è l'oggetto posizionato all'interno della mostra. Il modello era stato commissionato da una galleria di Genova, Pink Summer, poi è stato acquisito dal FRAC ed è stato esposto alla Biennale. La più grande soddisfazione è stata la faccia di Adolfo Natalini, che quando lo ha visto non ci scommetteva una lira ed è rimasto impressionato, perché ha detto: è identico a quello che abbiamo fatto nel 1978. Dopo che me l'ha detto, mi ha anche confessato che lui aveva tutti i disegni per la realizzazione. E noi invece l'abbiamo fatti con lo studio, semplicemente guardando 5 foto. Qualche anno dopo abbiamo realizzato invece dei modelli, sempre per un progetto di Super Studio, che era il catalogo di ville. Anche qui erano semplicemente disegni, prospettive, piante e sezioni, fatte per una pubblicazione in Giappone, credo, una pubblicazione giapponese. Non c'erano tridimensionali, non c'erano oggetti tridimensionali. Per cui la prima difficoltà è stata quella proprio tecnica, di come rendere la superficie degli oggetti, che non deve essere incisa, ma deve essere semplicemente un po' come la serie di mobili che avevano fatto, come gli istogrammi, e poi verificarla formalmente e tridimensionalmente. La cosa divertente è stata l'incontro, quindi ci siamo visti nello studio di Natalini, abbiamo parlato, abbiamo impostato il lavoro, e questo è il risultato dei modelli. Realizzati. Quest'altro è stato divertente realizzare questo modello per un mio amico, un architetto portoghese, Pedro Campos Costa, che all'epoca era diventato da poco padre e mi aveva chiesto un modello concettuale di un progetto che aveva presentato per l'Expo di Saragozza. Doveva essere un modello che potesse diventare anche un gioco per suo figlio, che aveva un anno e mezzo.
Ora, quanto possa essere diventato un gioco non lo so, perché ho usato della resina poliuretanica, quindi se si è messo in bocca, ma è sopravvissuto, quindi anche se se l'è messo in bocca non gli è successo niente. Ho concepito semplicemente le forme che andavano a costruire l'oggetto ed erano forme che si potevano incastrare. Questa parte nera è il connettivo dell'esposizione e le parti colorate erano invece le sale espositive vere e proprie. Questo poi è il modello sulla sinistra al 200 e sulla destra al 50. Altro modello, questo sì, più di rappresentazione, anche se abbiamo lavorato molto con i materiali per cercare di astrarlo il più possibile, sempre per lo studio Schiattarella, un progetto attualmente in costruzione a Riyadh, è un museo di arte contemporanea. La difficoltà è stata quella di rendere, questo è fatto tutto in MDF, però è stato scartavetrato e passato poi con del borotalco per far sembrare la superficie come fosse pietra. Questa è un'ossessione che ho negli ultimi anni, cioè quello di chiudere il modello dentro una scatola. Ho sempre visto il modello, come vi dicevo prima, non come un oggetto di rappresentazione, ma come un oggetto in sé, quindi con la sua valenza, con la sua dignità e con la sua forza. Questo è sempre Schiattarella? Questo è sempre Schiattarella, sì, questo è sempre Schiattarella, è uno stadio, sempre in Arabia Saudita. Questo invece per Ferrovie dello Stato, sono dei modelli da presentare ai sovrani chiusi nelle scatole di varie ipotesi di stazioni ferroviarie. Questo è un progetto fatto in un workshop con Campo, con i ragazzi che hanno partecipato al workshop, e anche qui c'era questa studentessa che aveva esposto durante la presentazione della sua idea, un'idea che tecnicamente non ho capito, ma ne ho recepito il potenziale formale. Quindi quando lei ha dovuto fare il workshop insieme a me e realizzare il modello, abbiamo pensato insieme di fare questa sorta di scatola duchampiana in cui all'interno ci sono degli elementi del racconto che aveva fatto durante la presentazione. Quindi c'è la pianta di questo spazio che era una sorta di lavanderia, quindi c'è una parete con un ferro da stiro stampato in 3D e la presa elettrica, un piano che è realizzato con prendendo uno stampo da un pezzo di Domopak piegato, quello che vedete qui sulla destra, è un pezzo di legno e quindi c'è questo oggetto che diventa liscio e piegato e rugoso e si lega in qualche modo all'azione del ferro da stiro, e questa sorta di spazio in prospettiva costruito nel modello fatto attraverso uno stampo e quindi poi realizzato in gesso. Per un altro studio italiano, Modo Studio, in questo caso io uso spesso la stampa 3D, ma odio il risultato che dà la stampa 3D, quindi cerco sempre di trasformarla. In questo caso il modello è stato ricoperto di polvere di bronzo mischiata a una tempera e poi con un reagente chimico è stato invecchiato, e dunque si perde completamente la natura della stampa 3D, esce fuori la materia. Altro progetto per Yampiù, a sinistra vedete un modello al 500, a destra un modello al 100, quindi stesso progetto, guardate la grande differenza che c'è di scala, no? In uno c'è un dettaglio super curato, nell'altro invece c'è semplicemente l'impianto formale. Abbiamo cercato di mantenere una sorta di omogeneità attraverso il colore. Altro progetto per Yampiù, quando usano le luci, altro elemento molto difficile da controllare sui modelli, la cosa affascinante è che spesso si ottengono dei risultati non pensati, no? Quando si andava a immaginare il modello, quindi quando il modello è spento si legge questa sorta di corteccia molto forte con la pelle esterna, quando si vede illuminato questa corteccia quasi si dematerializza e si vedono semplicemente i tagli di luce. Sempre Yampiù, questa è la carrellata centrale, l'inizio carriera, il parking del nuovo salario, grado zero, modello totalmente bianco, le figure, quelle tedesche che vi dicevo prima, osservatele bene,
e la facciata invece in resina trasparente verde acida. Modello sempre per gli ampiù in Estonia, anche questo è realizzato con due resine differenti, una resina epossidica trasparente, una resina poliuretanica invece opaca. Gli ampiù, progetto di Via della Vera, qui grado zero, tutto l'edificio è totalmente realizzato in plexiglass trasparente, quello che era la parte più importante, questa sorta di paesaggio rovesciato sulla copertura, invece è realizzato in cemento, e gli alberi abbiamo utilizzato dei fiori veri, e gli omini invece colorati danno un effetto estremamente reale, quindi a volte la foto del modello rende 100 volte di più di un'immagine generata al computer, non fosse altro per la materia, per le ombre, per la luce che si riesce a dare. Altro progetto per gli ampiù, in questo caso totalmente bianco, ma con l'utilizzo del colore che va a definire gli spazi verdi, e questo è il progetto di cui parlava prima Luca, questo progetto che è stato acquisito dalla collezione del FRAC. Sono queste grandi quattro portaerei che diventano quattro grandi paesaggi, uno spazio museale, quello che vedete qui a sinistra dove passo il cursore, lo sport, lo spazio dedicato allo sport, il paesaggio e l'housing. In questo caso non c'è stato un vero e proprio disegno, non c'è stato un vero e proprio progetto, discussione, schizzi e test fatti direttamente. La prima azione è stata quella di comprare questi grossi quattro grandi modelli di portaerei, sono circa 1,10 m, quindi cercare la portaerei grande, comprarla, montare tutto il modellino della portaerei, tagliarlo, svuotarlo e cominciare a costruire. Quindi abbiamo detto, ok, sulla parte dello sport creeremo queste grandi bolle, i percorsi per correre, degli spazi che vanno a contenere attrezzature sportive. Per il paesaggio abbiamo costruito questa sorta di grande paesaggio artificiale sopra il piano della portaerei, quello che vedete è fatto tutto in plexiglass, le bolle che vedete sono le bolle quelle che si usano per gli alberi di Natale, la copertura del museo, questa a sinistra è una lastra di plexiglass e sopra ci sono i gommini, quelli che si mettono per evitare gli urti delle porte, e quest'altro sono dei grandi cilindri di plexiglass tagliati e poi abbiamo messo delle forme che vanno a simulare degli spazi. Quindi il progetto nasce nel momento in cui si fa una sorta di azione in qualche modo, no? Non preordinato, non studiato all'inizio, ma veramente nato nel fare. Altro progetto per Ian Più. Questa è la domanda che mi pongo sempre. Non è come fare un modello, le tecniche sono migliaia e se si riescono a padroneggiare e a gestire si riesce anche a dare un risultato, ma perché fare un modello? Spesso mi chiedono modelli, attualmente ne sto facendo uno, di edifici già realizzati. Molto difficile riuscire a entrare in competizione con un oggetto che è stato realizzato e che quindi ha le sue peculiarità, le sue caratteristiche, la sua forza, quando il progetto è anche bello, la sua forza. Quindi perché farlo? Qual è l'obiettivo finale? Quello che vi faccio vedere è un progetto fatto per la Biennale del 2010, di questo studio, si chiama Fare Studio, ed era una struttura in Africa, fatta con l'autocostruzione, realizzata, tra le altre cose. Per cui mi sono chiesto, ma se è stata realizzata, perché non esponete le foto? Che bisogno c'è di fare un modello che va a scimmiottare la realtà? Visto che avete basato tutto sull'autocostruzione, perché non facciamo il modello come una sorta di kit di montaggio, no? E quindi creiamo una grande valigia con le istruzioni per il montaggio del modello inciso e accanto non andiamo a sistemare delle lastre con modellini delle cose che si costruiscono, per cui si tagliano i pezzi e si possono montare, accanto metteremo l'oggetto montato e alla destra tutte le lastre per costruire un eventuale altro modello, una sorta di istruzioni per l'uso. E poi metteremo all'interno di questa scatola
tutto quello che serve per montarlo, dalla colla ai pennelli ai colori. Per cui c'era questa grande valigia adatta per il trasporto, che diventava la base del modello stesso, e una volta aperto si sistemavano tutti gli oggetti. Dunque, il lavoro di chi fa i modelli può essere paragonato al lavoro di un artigiano, anche se ritengo la cosa estremamente riduttiva. La differenza tra chi fa il mio mestiere, chi è come me, e un artigiano è proprio questa. L'artigiano è spesso ossessionato dalla perfezione e dal risultato, no? Non che io non lo sia, ma so in mia coscienza che la perfezione è qualcosa che non può mai essere raggiunto. Non esiste in qualche modo la perfezione, ci può essere una tensione a raggiungere la perfezione, ma l'errore e l'imperfezione a volte danno quel risultato in più non previsto che può rendere un oggetto, un modello, qualsiasi cosa si fa, molto più efficace della perfezione assoluta. Quando osservo dei modelli fatti da studi super professionali, rimango stupito e sono profondamente invidioso, ma allo stesso tempo non provo empatia. L'imperfezione è qualcosa che ti fa provare empatia, no? Ti avvicini di più a qualcosa di imperfetto rispetto a qualcosa di perfetto, forse perché noi stessi siamo imperfetti e dunque cerchiamo di trovare un nostro simile. Quindi bisogna sempre stare attenti a non cadere nella trappola della perfezione, non perdere troppo tempo sul dettaglio, ma cercare di guardare un po' il gioco d'insieme, no? È un po' come un calciatore che gioca fissando la palla o il giocatore di pallone che gioca guardando il campo. Maradona non guardava la palla, guardava il campo e riusciva a fare delle partite pazzesche e leggendarie. Se no, Maradona guardava la palla, era Totti che non guardava il campo. Che Maradona il campo. Non guardava la palla, Maradona guardava tutto il resto. Maradona era immerso, era più di Totti, mi dispiace. Maradona era di più. Però è così, no? Cioè, se si guarda il campo, si guarda l'oggetto finale, quello che si vuole raggiungere, sicuramente si perderà qualcosa a livello di dettaglio, ma l'insieme ne giova. Questo è un progetto che ho fatto per Luca, per la biennale, l'ultima biennale di architettura che c'è stata in realtà. È stata l'ultima biennale di architettura. Non è l'ultima più biennale di architettura, non so se questa che verrà si può definire una biennale di architettura, in quanto con le condizioni con cui si svolgerà è molto difficile che lo sia. In questo caso c'era questo grande progetto che aveva fatto e voleva fare questo grande modello, quindi una torre di 2,5 metri d'altezza. Sì. In cui abbiamo riprodotto fondamentalmente la natura del materiale. Poi per una questione tecnica e di costi non abbiamo utilizzato il cemento perché sarebbe costato tantissimo, sarebbe stato pesantissimo e sarebbe stato difficilissimo da realizzare, ma è una sorta di copertura che vado a dare su un oggetto estremamente povero come come MDF. E la cosa divertente è che è stato concepito un po' come il progetto, e cioè con degli elementi modulari che potevano essere applicati. Quindi quando Luca poi è arrivato nel mio studio abbiamo cominciato a montare i vari oggetti dando forma al modello, che probabilmente è leggermente diversa da quella finale del progetto, ma ne rispetta profondamente il concetto, l'idea e la base. Inserito in mezzo agli altri modelli, era l'unica cosa che spiccava in quel padiglione ed era veramente stato di grande soddisfazione, come tutti i lavori che poi vengono fatti in velocità ed in economia. Non è detto che se si spende tanto si ottiene un grande risultato. In questo caso è stato un modello con dai costi estremamente contenuti, fatto in un tempo relativamente breve, ma con un effetto pazzesco, e la modularità e la possibilità di cambiare anche, penso che Lubiaca l'abbia rimontato nel suo studio con una forma diversa, quindi la possibilità di cambiare l'oggetto spazialmente, che aggiunge un elemento in più, può essere visto come un'imperfezione,
ma in realtà è qualcosa che invece aggiunge valore, secondo il mio punto di vista. Plastico bianco per BDA Architetti a Bologna. Non faccio plastici bianchi, ma ogni tanto mi vengono anche bene. Plastico per i 2A+P ed Andrea Branzi. I pilastri, il resto dei pilastri che vedete sono quelli che ho utilizzato per i miei esperimenti a inizio presentazione. Altro plastico per i 2A+P super colorato. Qui siamo nella categoria 2A+P, in questo caso un plastico per una mostra, per un'esposizione. Anche qui mi hanno spiegato qual era il concetto, questi oggetti, i riferimenti architettonici da Memphis, Sozzas, Aldo Rossi, e quindi questo oggetto è diventato una sorta anche questo di gioco, no? Sembra un modellino della Fisher-Price per i bambini, super colorato. Materiale? Resina, doveva essere in terracotta tipo ceramica, ma in realtà diventava troppo fragile per la spedizione. E quindi è stata resina poliuretanica, poi trattata con una resina lucida che gli dà una finitura che sembrano oggetti di ceramica, come vedete. Plastico per il progetto di João Nunes e la Fondazione Nunes, che è un'ente che si occupa di arte qui a Roma, fatto a Corviale. Doveva essere un grande parco dell'arte. In questo caso il landscape è estremamente importante e ho fatto questa follia di fresare una lastra di alluminio anticoro da 3 cm. Questo è forse il plastico più pesante che ho fatto nella mia vita. Mi ha anche schiacciato il tetto della macchina quando l'ho trasportato. Però dava un grandissimo effetto. Plastico della città di Milano con sovrapposizione con una proiezione sopra. In questo caso il plastico è estremamente semplice e poi abbiamo realizzato gli edifici iconici di Milano in bronzo, stampandoli in 3D a filamento e facendo la fusione diretta sullo stampo a filamento. Quindi gli oggetti sono in bronzo, ma senza fare le cere. Consente quindi un'economia notevole nella produzione ed era estremamente efficace. Oh, un altro consiglio che vi posso dare, oltre a quello di non mettere a posto la vostra scrivania, è proprio questa, no? Non bisogna mai essere ossessionati né dalla perfezione né dal raggiungimento di un obiettivo, e spesso le più belle intuizioni che ci vengono fuori dal nostro studio. Una parte del vostro cervello deve sempre, continuamente, dovete essere degli ossessivi compulsivi, sia se volete fare i progettisti, sia se volete fare i modelli. Una parte del vostro cervello deve essere sempre occupata da come raggiungere quell'obiettivo, qual è l'effetto che voglio raggiungere con questo modello o con questo progetto, e questo ve lo dovete portare dietro sempre, sempre e comunque. Questo è un modello super divertente che ho fatto per il cinema, perché a volte ti capitano anche queste cose. È il film di Daniele Lucchetti, Io sono Tempesta. La produzione è venuta da me dicendo: il regista vuole una grande città, l'unico vincolo è il modello bianco e la base tonda, poi fai tu. E dunque mi sono sbizzarrito a tirare fuori i vecchi pezzi che avevo nello studio e assemblarli come se fosse una città. E questo è il risultato. Devo dire che nelle riprese iniziali del film è pazzesco. Questo sono vari test per ipotesi, un modello di studio per ipotesi di un progetto. È lo stesso progetto, lo stesso sito con diverse soluzioni. Base in MDF trattata con olio bituminoso e il progetto in resina. Quello era lo studio Schiattarella, sempre in Arabia Saudita. Questo invece 2A+P, un progetto a Cortina. Legno e cemento. Questo è un materiale, questo è un progetto per i Labix. Questo è un materiale pazzesco, è una resina acrilica che simula la pietra. Quando la tirate fuori dallo stampo sembra un pezzo di resina qualsiasi. Se la passate con una velatura di acido, l'acido mangia la resina
E quello che rimane sembra un oggetto di pietra, anche la durezza della pietra, l'aspetto, il calore della pietra, veramente un risultato incredibile. Anche qui il modello sono dei minimi elementi, vedete questi blocchi che si riproducono incollati uno all'altro, alcuni con i tagli, alcuni lisci, la base con lo stesso concetto e della resina trasparente che fa leggere l'acqua che entra all'interno del progetto. Altro modello per i Labix, questa volta tecnologia completamente diversa, totalmente in legno tagliato al laser. Mi piace poi il legno trattato in questo modo perché sembra un modello antico, Antonio da San Gallo. In questo caso sempre Labix, progetto fatto con materiali poverissimi MDF e poi spruzzato esternamente col cemento. Sempre Labix. Questo era il museo, concorso del museo del Guggenheim a Helsinki, credo, mi sembra, con lo spazio interno. Sempre Labix, progetto per un concorso in Arabia Saudita, ricoperto in foglia d'oro e stampa 3D. Oh, quello che è sempre estremamente affascinante quando si fa un modello è proprio il percorso che si utilizza, più che il risultato, sono tutti gli step che voi fate. Io non butto mai niente quando faccio un modello, come diceva Luca, spesso faccio il modello del modello per capire, oppure faccio diverse colate di diversi materiali, anche se questo non è economicamente vantaggioso, per capire quale può essere il risultato, no? E quindi lungo il percorso io mi porto sempre varie possibilità aperte, d'accordo? Se invece volete raggiungere subito il vostro obiettivo, lo raggiungerete sicuramente, ma forse non riuscite a trovare qualcosa di nuovo. Magari riuscite a trovare un materiale che poi non utilizzerete, ma che potrebbe tornare utilissimo in un secondo momento, potreste riutilizzare per un altro progetto o per un'altra idea. Quindi sempre prestare molta attenzione a quello che è il percorso. A volte anche in un progetto, no? Si fa una prima idea, poi si studiano varie ipotesi e poi si ritorna alla prima idea, no? Ma le varie ipotesi sono quelle che ti portano a ritornare magari all'idea iniziale. In questo caso, come vedete, è lo stesso progetto fatto con due materiali differenti. Ora mi chiederete quale ha usato lo studio. Io avrei usato quello di sinistra, purtroppo lo studio ha usato quello di destra. Progetto a due mani, 2A+P, Piero Frassinelli del Super Studio. Su un'idea di Piero Frassinelli, i 2A+P hanno costruito e reinventato un progetto. Questi sono gli spazi interni, era un grande museo dell'antropologia, un edificio lungo 4 chilometri, e chi andava nel museo lo percorreva attraverso questi grandi ascensori telescopici che ti portavano direttamente sulle scaffalature che diventavano una sorta di edifici e di grandi stanze. Progetto per Pedro Campos Costa in Angola, casa costruita con bandoni di metallo, in questo caso comprato dei bandoni di metallo e pneumatici che vanno a fare la pelle, pneumatici riempiti di terra che vanno a fare la pelle dell'oggetto. In questo caso anche qui il modello diventa quasi un oggetto, no? Come vedete nella parte destra qui ci sono le spiegazioni, le varie fasi di assemblaggio, e qui c'è il modello che era apribile e smontabile, e la base del modello è sabbia, semplicemente sabbia messa lì intorno al modello, non fissata, non incollata, una cosa molto naturale, per cui quando lo tocchi, altra cosa molto importante con i modelli, bisogna sempre toccarli. Io odio i modelli con le teche. Modello di concorso per Ianpiù, taglio laser e blocco di resina. Questo è un concorso fatto per Mad Architects, in questo caso lo sforzo, al di là della forma, è stato quello di riuscire a rendere questa forma che vedete centrale in qualche modo vicina alla forma che abbiamo utilizzato per realizzare le alberature, che sono degli oggettini di resina su stampo. E quindi il progetto è totalmente bianco, questo connettivo che era l'elemento, diciamo, fondamentale del progetto,
come se fosse una foglia verde con questa sfumatura ottenuta con un aerografo, e poi gli alberelli che sembrano delle caramelle di resina morbida. Progetto più duro, Ianpiù, Biennale di Venezia. Anche qui quello che doveva uscire fuori era questa sorta di edificio in un edificio esistente, quindi tutto il resto è una massa scavata e poi c'è questo oggetto super colorato all'interno che fa vedere lo spazio. Due elementi semplicissimi, scultorei, ma estremamente efficaci nella resa. Per di più, questo è totalmente un progetto realizzato in una notte, anche qui senza disegni, ma semplicemente con uno schizzo. Sono venuti nel mio studio e hanno detto: dobbiamo ottenere un effetto del genere. E in una notte praticamente ho costruito questo. Quindi fondamentalmente poi non c'erano grosse relazioni con le sezioni o le piante del progetto poi presentato al concorso, però c'era sicuramente forte l'idea fuori con il modello. Micro modello fatto per gli scape. Il progetto doveva essere totalmente bianco, mi sono rifiutato, l'ho fatto con queste nuance di verde trasparente, che era l'unico elemento architettonico che contraddistingueva questo oggetto, per cui mi sono rifiutato di farlo bianco, che altrimenti sarebbe sembrato una scatola. La scelta è stata vincente perché hanno vinto il concorso e l'hanno pure realizzato. L'utilizzo del taglio laser in questo caso è divertente, perché tagliando, quando si taglia il legno al laser, il bordo del taglio viene sempre altro plastico, molto vicino al tipo di architettura e al linguaggio dei 2APP. Qui è una casa contemporanea, una villa contemporanea all'interno di una casa costruita in fango, sempre lo studio Schiattarella in Arabia Saudita, per cui anche qui la ricerca del contrasto tra una base molto grezza realizzata in resina e l'oggetto invece realizzato in resina, ma molto più diciamo, se volete, preciso, no? Più definito e dettagliato, mentre la base doveva rendere proprio l'idea di una casa costruita con il fango. Un altro aspetto importante oggi nel realizzare i modelli è quello della tecnologia. Abbiamo a disposizione moltissime tecniche, dal taglio laser, che in realtà non è una tecnologia così moderna o contemporanea. Il laser, l'investimento del laser risale al 1950, alle stampanti 3D, anche queste ci sono da anni, ma oggi sono diventate arrivate alla portata di tutti. Sono degli elementi estremamente efficaci, ma allo stesso tempo hanno in sé un grandissimo rischio, e cioè quello di ottenere degli oggetti che sono uguali. Qual è il motivo per cui una persona dovrebbe chiedere a me di fare un modello con una stampante 3D quando lo può chiedere a chiunque? Il risultato sarebbe identico, no? Invece il tentativo di utilizzare questa tecnologia senza rifiutarla, ma cercare di trasformarla attraverso le proprie ricerche, attraverso la propria sensibilità, e alla fine ottenere un oggetto che non sembra stampato in 3D, secondo me è la cosa più utile. E un'altra cosa fondamentale è quella di utilizzare a volte strumenti, per ogni oggetto che andate a costruire, utilizzare uno strumento necessario per realizzare quell'oggetto. In questo caso, ad esempio, io mi sono comprato questa enorme pistolona a spruzzo che serve per spruzzare il cemento. Quello che vedete, questa grossa stele nera, è un'installazione fatta all'interno dell'Accademia tedesca per un architetto tedesco, Benjamin Esch, spero di aver detto bene il nome, Benedict, scusate, Esch. Quando è venuto nel mio studio vedeva questo enorme oggetto bianco, questa torre di 4 metri bianca. Gli ho detto: no, se lo devi mettere in uno spazio bianco, una torre bianca, sembra un mobile d'IKEA, facciamo una grande stele nera come 2001 Odissea nello spazio, io te la costruisco, vengo lì all'interno dell'accademia. Quello che vedete sono tutti i teli con cui ho dovuto coprire lo spazio, perché altrimenti facevo un casino tremendo, e te la ricopro di cemento nero,
E questo è l'effetto finale. Altro plastico per concorso fatto con i 2A+P. Anche qui l'oggetto sembra un oggetto super giocoso, l'utilizzo dei colori è sempre molto importante. Progetto per un progetto di plastico per un progetto di IAMPU, i 2A+P e MA0. Plastico classico, propaganda fide, Bernini e Borromini, non vi erano disegni ma solo foto, lo abbiamo realizzato con materiali poverissimi visto che si trattavano di preti che pensano che occorra vivere in povertà e quindi abbiamo detto non lo faremo con un materiale pregiato o con un legno pregiato ma lo faremo con un legno da pulire. Siamo molto soddisfatti del risultato della facciata del Borromini. Potete vedere, è tutto taglio laser, sono tutti microelementi che vengono montati uno sull'altro, incisioni laser e tagli laser per dare l'effetto. Altro progetto fatto con l'utilizzo delle luci LED e la resina. Questo è un progetto fatto per un artista, Maurizio Mochetti, all'interno del Maxi. Lui ha sempre usato alta tecnologia nelle sue opere. In questo caso ho utilizzato una tecnologia che viene utilizzata per fare un po' i portachiavi dei souvenir, no? Quelli incisi dentro il vetro. Ho trovato questa ditta che lo poteva fare su grossi blocchi di vetro, gli ho chiesto se potevano incidere oggetti architettonici, hanno detto di sì e quindi abbiamo fatto 4 blocchi con le varie fasi della realizzazione dell'idea, cioè dall'idea che ha portato alla genesi del progetto fino al progetto finale. Le foto non rendono giustizia perché fotografare un blocco di vetro trasparente è quasi impossibile. Modello dei 2A+P fotografato nell'ambiente naturale, sembra quasi un'architettura costruita. Altro modello per lo studio START, per una mostra a Parigi. Quello che vedete è terracotta ed MDF inciso a laser e qui invece un monoblocco in resina. Modello per un architetto portoghese in resina trasparente, doveva essere in resina totalmente chiara, mi sono rifiutato, gliel'ho fatto nero e quando mi stavo per pentire ho notato che in realtà la resina nera trasparente a seconda di come batte la luce diventa trasparente, come vedete qui dove passo il cursore è totalmente trasparente, qui è totalmente opaca, quindi l'effetto è stato un effetto di cortocircuito estremamente interessante. Per la mostra Architettura Viva alla Biennale di Orléans, il lavoro di Sergio Ferro, questi sono dei piccoli plastici che rappresentano tutte le architetture costruite, realizzate con la tecnica delle volte, che è tipica dell'architetto, e questi sono i modelli invece in scala 1 a 50 di alcuni degli edifici progettati. Quello che vedete qui invece, un anno e mezzo fa mi è stato chiesto, ho partecipato alla triennale di architettura di Sharjah. Il curatore, il dean della Royal College of Art, Adrian Lahoud, mi ha chiesto di coadiuvare alcuni alla biennale. Era una biennale fatta completamente di giovani e quindi ha detto... Se affianco a questi Marco, giovani. Scusami, questa è una parte importante perché loro lavorano. Questo è un corso di allestimento, no? E quindi come i plastici sono importanti per una mostra e cosa devono raccontare una mostra? Infatti, qui vedrete subito, ve ne stavo per parlare. Quando mi ha chiamato, mi ha affidato a diversi progetti. Uno è un architetto palestinese che ha lavorato sugli scavi a Sebastia ed era una vera e propria installazione. Uno è per Lina Gottme, l'architetto franco-libanese con sede a Parigi, ed era un progetto di architettura. E un altro era un ricercatore italiano di base a Parigi e che insegna al Royal College of Art e una ricercatrice indiana che sta a New York che non aveva mai fatto una mostra d'arte. Quello che mi hanno chiesto era il tema che vedete qui è tutto quello che succede negli scontri sulla striscia di Gaza, il tema
di questo padiglione, di questa installazione, era basato tutto sulle misure di contenimento. Come sapete, durante le manifestazioni l'esercito israeliano non punta più ad uccidere i manifestanti, ma punta a menomarli, cioè a ferirli, creando fondamentalmente, ferendo i manifestanti con proiettili veri, cioè mirando alle gambe. L'operazione si chiama Broken Bones, e storpiarli. D'accordo? Ogni giorno ci sono 4.000 manifestanti che manifestano davanti alla strada, davanti al muro. Anche lì uno si immagina che questo muro sia un enorme muro di cemento, in realtà è una banalissima recinzione col filo spinato. Una cosa molto difficile, cioè creare un modello di architettura è in qualche modo il mio pane, è molto semplice, ma creare un modello di una manifestazione che abbia una funzione esplicativa e allo stesso tempo quasi di shock, di forte impatto emotivo, è stata una sfida pazzesca. Per cui quello che ho fatto è chiaramente leggere i testi che avevano scritto e farmi spiegare cosa accadeva durante queste manifestazioni. Nel mio studio ho preparato alcuni elementi che poi ho portato lì a Sharjah, stampati in 3D, e poi mi sono fatto preparare una base. E questo modello ci ho messo un giorno a farlo, è lungo 4 metri, mi sono fatto raccontare ciò che accadeva, e quindi quello che vedete qui nero è il fumo, è la rappresentazione del fumo dei copertoni a cui danno fuoco, perché il fumo nero dei copertoni impedisce la visuale dei cecchini, che sono pochissimi, sono circa 30 soldati contro 4.000 persone appostate su queste collinette artificiali o dietro le camionette, che sparano ai manifestanti. Sparano lacrimogeni, che è questo fumo bianco che vedete qua, e sparano tra il fumo nero. I manifestanti hanno una base con delle tende in cui danno il cibo, perché la manifestazione dura giorni, cibo e soccorso, quindi c'è un impianto di primo soccorso con le ambulanze, ai manifestanti che partono da questa parte e arrivano sotto la striscia. Alcuni di questi manifestanti sono manifestanti con le stampelle che lanciano oggetti e combattono con fionde contro i fucili. Quindi l'oggetto era estremamente rischioso, perché si poteva creare un oggetto bello, se volete, e quindi cadere un po' in questa sorta di trappola di descrivere un orrore con un oggetto estremamente raffinato. Allo stesso tempo abbiamo proprio giocato sul cortocircuito, no? Uno lo guarda come se fosse un modellino, un diorama di una battaglia epica di guerra, e allo stesso tempo, guardando poi invece le foto, i video intorno, capisce di cosa si tratta. Quindi il modello diventa una sorta di oggetto a reazione, se volete, no? Genera una reazione per cui si guardano i video, poi si vede il modello, si rimane affascinati dal modello, ma poi si rimane scioccati dalle immagini. Gli omini che abbiamo inserito sul modello sono stati modellati in 3D dalle foto, quindi sono gli stessi omini che sono fotografati, modellati in 3D e stampati in 3D. Questa è un'altra visione, vedete qua il campo, il fumo, e questi sono tutti gli omini, sono 4.000 omini incollati in un giorno. E una cosa molto divertente è stata quella di lavorare sulla scala, per cui non c'è una vera e propria scala di rappresentazione, ma alcuni oggetti sono stati duplicati in scala più grande. Il fumo è bene o male in scala, ma ad esempio questo è uno dei manifestanti con la stampella e una fionda. Quando ci sono queste scene prese dalle foto reali, sono rappresentate sullo stesso modello, nello stesso punto, in più scale. Si parte dalla scala al 100 e si arriva alla scala al 20. Come se l'azione si moltiplicasse attraverso la scala architettonica. E quindi questo rende ancora più drammatico l'effetto. Questa è la fase del montaggio e questa è la fase in cui gli omini sono stati dipinti e poi sono stati incollati sulla base lì. Io ho avuto 10 giorni per fare tutti questi modelli, sono andato direttamente a Sharjah, mi hanno fornito uno spazio enorme a 50 gradi all'ombra e mi sono messo a lavorare lì. Questo è un altro modello
per la stessa esposizione l'architetto è Leonard Gotham, in questo caso è un modello architettonico lungo 10 metri e largo 60 centimetri, all'interno della sala espositiva ci sono tutte foto e disegni che parlano degli oggetti, sono tutti studi fatti sulla città di Sharjah, per cui la base della città è nera e gli oggetti invece di progetto, di ipotesi di progetto, sono ricoperti con questa resina color terracotta. Questo è il modello nella sua interezza. Cinque giorni di lavoro, record personale. L'acqua del mare simulata con la resina, chiaramente. Il modello è messo su un plinto, sotto ci sono tutti gli attacchi per le luci, perché alcuni di questi oggetti avevano le luci, come vedete. Poi il verde è fatto con della resina trasparente, per cui si illumina con la luce. Ci sono gli oggetti, quello che vede il Colosseo, perché non ho capito ancora quale fosse l'obiettivo dell'architetto, ha messo delle architetture che esistono in altri paesi all'interno, ma avevo poco tempo per chiedere cosa fosse, quale fosse il significato. Questo è il modello semilavorato, sono tagli a lato semplicissimi, quindi tutti gli edifici sono vari layer di MDF tagliati a laser e montati su uno sull'altro. Resi uniformi poi da questa tecnica che utilizzo spesso, cioè con questo pistolone all'interno del quale inserisco del cemento colorato nero e poi lo spruzzo sul modello. Questo lo rende un unico oggetto e gli dà materia, una cosa che ultimamente mi affascina, come avrete potuto notare dai primi modelli che ho fatto, che erano su tutti in legno, in resina trasparente, tutto quanto, sto piano piano passando alla pesantezza della materia. Vedere quando si colora va fatto tutto insieme, altrimenti se si fa a pezzi separati viene di colore diverso e questo non è efficace e non è ammissibile. La famosa ricerca della perfezione non raggiungibile. Questa è la fase del montaggio quando gli edifici erano stati trattati e questo invece è l'operazione fatta per quell'altro architetto, l'architetto palestinese, che ha prodotto questi modelli che sono il negativo degli scavi archeologici in quest'area palestinese che si chiama Sebastia, saccheggiata dagli israeliani. Il modello era inserito in un l'installazione era inserita in un vecchio souk, un vecchio mercato in disuso nella città di Sharjah, quindi quello che vedete è abbiamo utilizzato queste stanze così com'erano, solo mettendo degli specchi che riflettevano i modelli. I modelli sono dei modelli realizzati con una semplicissima tecnica di taglio a filo a caldo di blocchi di polistirolo e poi ricoperti, dovevano essere all'inizio originariamente ricoperti di resina. Quando sono arrivato lì mi sono reso conto che il modello era di 200 metri quadri e avevo sottostimato la quantità della resina e ho dovuto velocemente trovare una soluzione che è stata quella, visto che volevo ottenere un effetto sabbioso e materico, di andare a comprare con il costo di 50 euro rispetto ai 3.000 previsti di resina dei sacchi per la colla per le mattonelle, che è fondamentalmente cemento, colla e acqua, e spruzzarlo sopra l'oggetto di polistirolo. Ogni pezzo era poi separato da questi muri trasparenti, dovevano essere all'inizio originariamente di vetro, poi per questioni economiche è stato utilizzato il policarbonato e il alveolare. Questa è la grana che avevamo dato sul modello, è sempre il pistolone di cemento che si presta a vari utilizzi e quindi veniva ricoperto. Vedete, i modelli erano piuttosto leggeri perché erano in polistirolo. Però la grana che si va a dare
la qualità plasticosa e artificiale del polistirolo gli fa acquistare una dimensione, se volete, più nobile. Vedete? Diventa quasi sabbia. È quasi un processo da alchimista. Fondamentalmente mi piace molto cambiare la natura delle cose. Dunque, quello che vi dicevo prima, non bisogna mai essere legati troppo alla tecnologia. Oggi la tecnologia ci consente di creare ciò che ci pare, o limitatamente ciò che ci pare, qualsiasi forma e qualsiasi cosa, ma l'utilizzo di l'ibridazione delle varie tecniche ti porta sempre a dei risultati differenti. Questa è una stampante gigantesca, questo è il Colosseo, questo è un progetto per João Nunes, era il modello dell'intero Palatino a Roma, ottenuto da un 3D, da un rilievo pazzesco fornito dai beni culturali. C'era una questione di economia per cui ho usato questa tecnica, ma non volevo che il modello fosse stampato in 3D perché avrebbe potuto farlo chiunque, per cui ho cominciato facendo prima dei test. Questo è l'oggetto stampato, ho provato a ricoprirlo con il cemento ma era troppo grossolano, con la terracotta ancora più grossolano, e poi alla fine ho trovato questa tecnica. Questo è il modello semilavorato di un pezzo. L'ho ricoperto con una polvere di ferro mista a tempera e poi ho cominciato a dare un reagente chimico. L'effetto che volevo era quello di ottenere i colori fondamentalmente che si hanno a Roma, no? Che è il colore della terra, il rosso mattone. Non lo potevo riprodurre con la terracotta perché non c'era il budget per poterlo fare su stampa e terracotta. E quindi ho realizzato l'intero modello in stampa 3D, ricoperto di polvere di ferro, reagente chimico per farla arrugginire, e questo è il risultato finale. Insomma, quando fate questo lavoro vi dovete divertire e dovete fare esperimenti, sporcarvi, lavorare, avvicinarvi alla materia toccandola, sentendola, cercando di capire da ogni materiale quali sono le possibilità di quel materiale. E quindi organizzare il lavoro in forma di esperimento, sempre. Questo, ad esempio, sono io mentre colo la gomma dentro gli stampi per poi ottenere i positivi. Questo è lo stampo di uno dei modelli che avete visto prima per gli ampiù. Questa è la forma tirata fuori in resina trasparente e quello è lo stampo in gomma. Questo è il modello del modello. E a volte ci gioco anche con la resina. In questo caso, per fare colpo, mi sono messo a fare delle borse per le mie amiche in resina. E le ho realizzate facendo un semplicissimo stampo ottenuto da un pezzo di plexiglass tagliato a laser. Ho preso una gomma e poi ho colato della resina flessibile. Quello che vi dicevo prima, cercare sempre di capire qual è il potenziale di un materiale. Prendere un foglio di carta e cominciare a piegare e capire fino a che lo potete piegare, fino a qual è il punto di rottura di quel materiale. E un'altra cosa è cercare di inventare, no? Ella Fitzgerald si inventò una forma di canto pazzesca, senza le parole, inventando le parole semplicemente perché si era dimenticato le parole della canzone, fondamentalmente. Quindi a volte le cose nascono anche per errore. C'è uno studio che fa modelli in Olanda, che è il nome più bello in assoluto, e si chiama Made by Mistake. Nella mia carriera lavoro anche per artisti. In questo caso, ad esempio, ho collaborato, e vedrete alla fine, l'ho lasciato alla fine perché è quello che io ritengo il mio masterpiece, Alfredo Jarre, artista cileno con base a New York, con cui ho collaborato per la prima volta nel 2013. Qualche anno fa mi telefonò dicendo: Marco, saresti in grado di riprodurre una nuvola di 36 metri quadri? Deve essere una nuvola scura, cupa,
sul cielo d'Europa. Questo è un progetto del 2016, assolutamente profetico, direi, visto oggi la situazione in cui ci troviamo. E io ho detto, certo Alfredo, non ti preoccupare, non avevo la benché minima idea di come creare una nuvola. Tornato a studio, questa è la stessa nuvola installata poi in Irlanda. Tornato a studio, ho cominciato a studiare, gioco di parole. A destra c'è Ilaria Benassi che lavora con me da circa 25 anni. Questa è Paola che lavorava nello studio qualche anno fa. Abbiamo fatto queste forme con i palloncini, poi le abbiamo ricoperte con la garza di gesso in modo da avere delle forme solide, come vedete qui. I palloncini poi scoppiano, si sgonfiano, ma la forma rimane uguale. Le abbiamo attaccate all'interno dello studio proprio perché dovevamo giocare con la luce. Una nuvola scura non si può ottenere dipingendola di scuro, ma si lavora con la luce. Quindi abbiamo creato queste forme solide. Tra le forme solide abbiamo posizionato dei faretti LED e le nuvole sono state ricoperte poi con questo che è l'imbottitura dei divani. Per cui quello che si ottiene alla fine è proprio questo strano effetto di densità e rarefazione. E questa è l'installazione all'interno della sala del museo, questa era la Kunsthalle ad Amburgo, alla Dektorhallen. La stanza è 12 metri per 12 metri, alta 8 metri, la nuvola era di 6 metri per 6. Sono i vari blocchi e poi tra i vari blocchi abbiamo posizionato la luce, abbiamo cominciato a sfilettare questo vatta per renderla sempre più leggera. In quest'altro caso un lavoro per Elisabetta Benassi, artista, nonché sorella della persona che lavora con me da anni, Biennale di Architettura del 2013, doveva trovare un sistema per imprimere a mano 10.000 mattoni, ognuno delle quali doveva portare una sigla differente. E quindi abbiamo imitato un po' il sistema della tipografia. Abbiamo creato con un gesso particolare che reagisce bene all'acqua delle lettere e poi questo meccanismo fatto da un fabbro per montare le lettere e bloccarle. Per cui ogni volta, a seconda dei mattoni, si componevano i testi esattamente come si faceva in tipografia e si imprimeva il mattone che poi andava in cottura. Questo è il risultato finale dell'installazione. Lavorare con gli artisti ti dà una prospettiva completamente differente, anche una possibilità e una libertà che a volte con l'architettura non si ha. Questa è un'installazione che ho fatto qualche anno fa invece per una mostra. Mi avevano chiesto di fare un'installazione, io non mi considero un artista, non mi considero neanche un architetto, sono una sorta di ibrido, vivo su un margine. Quindi ho cercato di fare questa installazione utilizzando il linguaggio che è il mio linguaggio, che è quello dei modelli. E ho costruito queste 250 casette di resina rossa all'interno delle quali ho inserito tutte queste scene di vita quotidiana. Il tema della mostra era il daily life, la vita di tutti i giorni, e poi le ho piantate su un prato su questi steli di metallo, per cui con il vento si muovevano, sembrava un campo di papaveri. E questo è un altro aspetto molto importante, la collaborazione. Io sono una sorta di eremita, sono sempre chiuso nel mio studio a lavorare e generalmente lavoro da solo o con un'altra persona. Nel 2013 mi è capitato di fare il lavoro più grande della mia carriera, e cioè un plastico per Alfredo Jarre, che è uno dei più grandi artisti contemporanei. Se non lo conoscete, andate immediatamente a vedere quello che fa, è pazzesco. È venuto nel mio studio e mi ha chiesto di realizzare un grande modello in scala 1 a 50 dei giardini della Biennale. E fino a qui ci poteva stare. Poi mi ha detto, questo modello deve andare sott'acqua con un sistema pneumatico, rimanere dentro una vasca di 5 metri per 5 piena d'acqua per 3 minuti sott'acqua, riemergere fuori dall'acqua per 30 secondi e poi rimergersi. E tutto questo per tutto l'arco della Biennale. Queste sono le immagini del modello montato su questa vasca di 5 metri per 5. E queste sono le immagini del modello che ha
affonda. Ce l'hai il video, Marco? Sì, ce l'ho. Adesso vi faccio vedere. Nel video c'è tutto il making of di questo lavoro. Questo per dirvi che la collaborazione, questo lavoro non poteva essere fatto da solo. Quindi il lavoro più grande è stato comporre la squadra che avrebbe lavorato su questo modello. Devo dire che la mia più grande soddisfazione. Abbiamo vissuto per 6 mesi tutti insieme nello studio, 10 ore al giorno, lavorando costantemente su questo. Questi sono degli effetti imprevisti nel momento in cui affondava il modello. Si crea questo mulinello in questa sorta di angolo tra gli Stati Uniti, Israele, Danimarca e i paesi nordici. Questo è il modello all'interno della sala. Quello a destra è Alfredo Jarre, qui avevamo montato il modello per una prima presentazione. Come vedete, se siete stati alla Biennale potete riconoscere, qui ancora non c'erano gli alberi e la vegetazione, eh? E questo è un po' il making of del lavoro. Lo studio era sempre pieno. Abbiamo realizzato il modello facendo prima i negativi in legno, plastica e quant'altro, poi abbiamo preso degli stampi in gomma e l'abbiamo realizzato in resina perché doveva andare sott'acqua e quindi doveva reggere all'acqua. Quello che vedete qui in basso è uno stampo delle basi. All'interno della gomma poi veniva dato un gel coat e poi della resina epossidica in pasta. Tutti gli edifici sono stati prima realizzati in legno, poi stampo di gomma e poi resina, e così anche la base. Gli stampi all'interno erano chiaramente rinforzati con queste aste di alluminio per resistere alle sollecitazioni. Momenti di follia all'interno dello studio. E abbiamo usato un po' tutte le tecniche, dal taglio laser alla stampa 3D. Questo è il gel coat che veniva dato dentro gli stampi degli edifici. Una volta secco, il gel coat veniva riempito e rinforzato con della resina epossidica. Questo è mentre montavamo il padiglione sull'isola Sant'Elena. Questa è la resina epossidica che utilizzavamo per rinforzare gli stamping gel. Le gomme erano delle pelli di gomma per risparmiare chiaramente materiale. Questo è come si mischia la gomma e questa è la resina epossidica. Vedete, si spalma la gomma sull'oggetto, poi viene data a mano un altro strato e questo è il rinforzo. C'erano 3 squadre fondamentalmente che lavoravano in contemporanea, chi ai disegni, chi al montaggio degli edifici, chi alla realizzazione degli stampi. Quindi la cosa più difficile è stata la coordinazione di tutti. Questa è una stampante 3D. Gli stampi poi erano riempiti con questa schiuma, questa è in tempo reale, con questa schiuma poliuretana per rinforzarli e alleggerirli. Questi erano i test per colorare l'acqua. Qui abbiamo levato la pelle di uno dei basi in resina, questa era la base montata. Su quegli scassi venivano inseriti gli edifici. Gli alberi erano tutti fatti a mano. Questo è il padiglione della Russia, bellissimo. C'era un livello di dettaglio pazzesco perché la scala era 1,50, quindi richiedeva un dettaglio impressionante. Padiglione del Giappone. Siccome non aveva abbastanza spazio nello studio, poi l'abbiamo montato per la prima volta in un hangar di Fiumicino che ci avevano messo a disposizione. Quindi trasportati con il camion. E questo è il primo assemblaggio, la prima volta che l'abbiamo visto tutto insieme.
Quando si fa un modello si monta, si rismonta, si rimonta e si rismonta, perché bisogna... Questa era la struttura d'acciaio che reggeva il modello, trasporta a Venezia. Vedete il dettaglio che c'era, tutti gli edifici in mattoni, erano fatti con i mattoncini. E questo era il modello che emergeva dall'acqua. Sono le fasi di colorazione dell'acqua. Ma stava fuori l'acqua per... era quasi impossibile prendere una foto. Anche il verde lo abbiamo studiato tutto attraverso le foto, l'abbiamo riprodotto in modo veramente super fedele, però con un colore diverso, perché il modello era grigio. Si è bloccato. Ora, un'altra cosa, un altro consiglio che vi do quando dovete imparare a fare qualcosa è quello di copiare. Quando si copia si mette sempre qualcosa di nostro in ciò che si imita, no? E dunque forse quell'imitazione perde l'aspetto dell'imitazione. Per imparare a fare qualcosa bisogna sempre copiare. Luca prima parlava che uno dei miei primi lavori negli studi è stato quello per Peter Eisenman. Quando sono arrivato allo studio di Peter Eisenman credevo di saper fare molto bene i modelli. Mi sono trovato di fronte a architetture con superfici e volumi veramente complessi da realizzare. E quello che ho fatto una notte, preso dalla disperazione, è stato quello di rubare un pezzo che era stato appena fatto da uno dei miei maestri, uno dei ragazzi da cui ho imparato di più. Era un ragazzo turco, Selim Vural, pazzesco nell'usare le mani. Portarlo a casa, smontarlo completamente, capire qual era il sistema con cui l'aveva realizzato, rimontarlo e poi tornare a studio e dire ora lo so fare come lo sai fare tu, oppure ora lo so fare come lo sai fare, come lo faresti tu ma fatto da me, e quindi diverso. Non bisogna mai vergognarsi di copiare. La lezione che vi ho fatto oggi, tutti i testi che vedete scritti sono stati copiati pedissequamente dal manifesto per una crescita incompiuta di Bruce Mau del 99. Il fatto è che copiando questi testi e applicandoli al mio lavoro assumono in qualche modo un significato, non dico diverso, ma di accompagno, e quindi un valore diverso sicuramente. Dunque, come consiglio che vi do come studenti è proprio questo: imparate copiando e non vergognatevene, non cercate di essere a tutti i costi originali. Solo attraverso l'esercizio e l'applicazione si diventa in qualche modo originali. È una cosa che va imparata, ma richiede molto molto tempo e grande applicazione. Questa è una delle prime forme che ho fatto allo studio Fuxas. Da questa forma Fuxas ci ha tirato fuori almeno una quindicina di progetti. E un'altra definizione, secondo me, che descrive perfettamente il mio lavoro e il mio credo, è proprio questa di Kill Bill, detta da David Carradine: se non puoi essere il poeta, sii il poema. Ecco, io ho scelto nella mia vita di non essere il poeta. Gli architetti sono i poeti, ma io sono il loro racconto, sono il loro poema. Non c'è una forma di diminuzione della mia, anzi forse è profondamente più presuntuoso cercare di essere il racconto e il poema. Il poema sopravvive sempre al poeta, mentre il poeta ha un'età ben definita dalla natura. Il poema può essere immortale. Io cerco di essere questo, cerco di essere un racconto, una sorta di strumento. Se dovessi fare un altro parallelo, è
gli architetti sono dei chirurghi e io sono un anatomopatologo. Io vivo dentro una stanzetta e seziono cadaveri e studio la loro morfologia, o i loro tessuti. Non sono il grande chirurgo che troverà la tecnica che rivoluzionerà il mondo delle operazioni, questo no. Però cerco di essere di supporto, cerco di lavorare sull'architettura in un altro modo. Spero di non avervi tediato oltre. Non so se vi... Se avete delle domande, Marco è a disposizione, a vostra disposizione per rispondervi, insomma. Sì, un salve, complimenti per i lavori prima di tutto. Sono bellissimi. Poi un chiarimento, probabilmente mi è sfuggito. Alcuni plastici vengono, trovano anche un loro mercato così da, nel collezionismo privato, oppure sono tutti rispondenti, diciamo, a commissioni di studi d'architettura, eccetera? Se ho capito bene. Quasi tutti i plastici che avete visto sono commissioni di studi di architettura o di artisti. Quelli che avete visto all'inizio sono i lavori che io faccio per mio piacere. Se ci fosse un mercato ne sarei molto contento, perché sarebbe un'altra fonte di guadagno, ma no, non c'è. O in alcuni casi ho fatto una mostra a Napoli, ho venduto dei pezzi, ma non è quello l'obiettivo. Il mio lavoro è quello di realizzare dei modelli per gli architetti e con quello vivo. Poi il mio obiettivo, il mio sogno è quello di essere scoperto postumo, da morto, così non me ne occupo io, se ne occupano gli eredi e possono vendersi quello che gli pare. Tutto quello che vedete alle mie spalle è quello che avete visto qui. Me lo tengo nel mio grottino molto stretto. Non si vede, Marco. Non si vede? La tua telecamera è staccata da un po'. Ah, la mia telecamera? No. È andata. Ciao Marco. Ciao Pippo. Ti volevo ringraziare molto. I ragazzi avevano molto bisogno di questa lezione, grazie. E poi devo venire da te a vedere il plastico di Lina. Quando vuoi, hai tempo fino al 25 aprile. Poi... No, direi la prossima settimana lo facciamo. Va bene. Molto volentieri, fammi sapere. Grazie alla lezione. Tutto. Ma figurati, spero di non avervi annoiato, c'erano un po' troppe immagini. Ma a me no, perché non c'ero quasi mai, sicuramente. Non so loro, però mi guarderò la registrazione. Tanto io imparo a fare i plastici, ormai è troppo tardi. È troppo tardi, ma poi lasciatelo a me, se no vi levate pure questo di gioia. Ma i miei docenti me lo proibivano ai tempi miei, quindi figurati. È vero, in Italia è arrivato molto tardi questa attitudine, questa tendenza a fare modelli. Noi a Scolani siamo stati tra i primi a buttarci sui plastici. Io sì, allora ho capito che ha una certa avversione per il colore bianco nei plastici. Sì, vorrei si vede, sapere. No? Non li ho fatti vedere quasi per niente. Appunto, vorrei sapere, vabbè, perché, se è perché lo usano tutti, è un colore troppo banale o se perché non è un colore... E poi in base a cosa sceglie, appunto, di che colore fare un plastico, dal momento che, come ho detto prima, spesso non ricalca la realtà. Dunque, il mio odio per i plastici bianchi è il seguente. Ho sempre le mani sporche. Quando vado a montare i plastici bianchi faccio sempre le ditate ed è una cosa che non sopporto, mi manda in bestia. È molto difficile da controllare. Il bianco sembra un colore neutro, ma di bianchi ce ne sono 100 nuance. Malevich ci ha costruito una carriera sopra, quadrato bianco su fondo bianco, è estremamente complesso. E poi un modello bianco è bello quando il suo unico e ultimo scopo è l'assoluta precisione, il dettaglio. Siccome, come vi dicevo, io sono molto interessato invece a lavorare sul corpo in un'altra maniera, con il bianco a volte tutto questo si perde. Lo faccio per mestiere, se mi chiedono plastico bianco e mi pagano adeguatamente lo faccio bianco senza la minima discussione. No, una piccola discussione all'inizio c'è, faccio sempre la proposta, ma se lo facessimo di questo colore, poi cedo e lo faccio bianco, e a volte viene anche molto bene. Però ritengo che il plastico bianco faccia perdere in qualche modo, esce un po' fuori troppo solo l'architettura, non so come dire. Le sensazioni non ci sono.
Quello che vi dicevo prima, io ritengo di aver centrato il problema o l'obiettivo in un modello quando l'osservatore non può fare a meno di non toccarlo. Un plastico bianco per sua natura tu ci pensi due volte, perché come ti dicevo prima, se ho le mani sporche si vede subito che l'ho toccato. Invece toccare un oggetto significa cercare di entrare in contatto con quell'oggetto, cercare di capire qual è la sua natura. È un po' come avviene con le persone: quando ci piace qualcuno vogliamo entrare in contatto, rompiamo quel muro del 1,20 m che, diciamo, crea quella distanza sociale per cui ci conosciamo, ma in qualche modo ci possiamo anche ignorare. Se voglio avvicinarmi è perché ti voglio conoscere, se sento questo desiderio è perché voglio appropriarmi, e toccare è il primo gesto per capire l'essenza. Non so se Luca vi ha parlato, ma c'era un grandissimo architetto che personalmente mi ha cambiato la vita, perché mi ha convinto a fare quello che faccio senza dirmelo, che era Luigi Pellegrin, che conosceva molto bene Luca, e quando ha conosciuto me mi ha tenuto la mano sulla spalla, toccandomi la spalla, quasi molestia, se potrebbe, oggi direbbero molestia, e dopo 5 minuti in cui ero ghiacciato e sudavo, mi ha guardato e sorridendo ha detto: siete diversi. È come se avesse toccato la mia natura e conoscesse quella di Luca, e per conoscere la mia aveva bisogno di toccarmi, e ha capito che in qualche modo eravamo diversi. Per altri aspetti siamo molto simili, ma in qualche modo eravamo diversi. Toccare un modello e lavorare sulla materia è qualcosa che secondo me aggiunge un valore. E poi non c'è una regola fissa, è proprio un po' a seconda di come mi sveglio la mattina. Cioè, oggi lo voglio fare nero, lo faccio nero, se me lo consentono, oppure utilizzerò questa tecnica, che è chiaro che quando si lavora poi con gli architetti o con chiunque, si presentano dei test, si parla insieme, si capisce, con questo posso ottenere questo effetto e con questo posso ottenere quest'altro. Poi, quando ti capita di lavorare con persone illuminate che si fidano ciecamente, è fantastico. Il lavoro che avete visto di Alfredo Jarr è durato 6 mesi e Alfredo Jarr è venuto nel mio studio 2 sole volte. Il suo credo è: 99% è l'idea, 1% è la realizzazione. E dunque per me è importante l'idea, poi la do a te da fare, sei tu che devi trasformare quella mia idea in un oggetto, a me non interessa. So che lo farai e lo farai bene, ti carica di una responsabilità enorme, gigantesca. Io ho perso 12 kg per fare quel modello, ma allo stesso tempo ti dà una soddisfazione immensa, l'hai fatto tu. Quindi non c'è una ricetta. Anche quando io insegno a fare i modelli non do mai una ricetta, credo nella libertà, ognuno ha la sua sensibilità, non posso insegnare la mia sensibilità a qualcun altro, posso insegnare il mio approccio, ma la mia sensibilità è la mia, non posso trasmetterla a qualcun altro. Quindi lascerebbe toccare i suoi plastici a... Lei sempre toccare, sempre, sempre, comunque non metto mai le teche. Io, poi ce li mettono gli architetti perché li devono conservare, giustamente, ma io personalmente non lo do mai con la teca, e lo devono toccare. Se lo toccano, certo, non è che lo devono smanacciare più di tanto, però una sfioratina ci sta. Sì. Lei considera i suoi lavori più modelli di architettura o pezzi d'arte? Ah, non è un giudizio che devo dare io. Io li considero, allora, sono i miei figli nel momento in cui sono nel mio studio. La pratica, dopo 20 anni che fai questo, fino a che sono nel mio spazio, che è la mia personale repubblica, sono cose mie. Mi infastidisce anche che gli architetti ci mettano più di tanto bocca a volte. Poi lo tengo per me questo, perché impari a lavorare, quindi mentre prima ero un po' più irascibile, adesso sono più morbido. Ma quando escono dal mio studio non sono più i miei oggetti, e quindi una forma d'arte personale, diventano oggetti del mio committente. Io perdo qualsiasi, spesso e volentieri non li firmo nemmeno, non metto mai chi lo ha fatto, cioè metto una piccola firma che non rivelerò mai a nessuno all'interno del modello, e anche questa è una cosa copiata da Lucio Battisti,
pensate, se voi andate a studiare Lucio Battisti cosa faceva sui suoi dischi, se trovate un disco di Lucio Battisti, Lucio Battisti li firmava in un certo modo, bellissimo. Se trovate la storia, non ve la dico, la dovete scoprire. Quindi non lo so, non te lo so dire, ripeto, come dicevo prima, non mi considero né, non sono abbastanza artista per essere artista e non sono abbastanza architetto per essere architetto. Vivo in una felice terra di mezzo in cui non ho la responsabilità che ha un progettista, perché non ce l'ho. Sono libero di alzarmi la mattina e, se non ho niente da fare, fare una borsa di resina o un tavolo di resina, oppure fare un modello per me che resta nel mio studio. Poi se viene apprezzato, capito, o se mi chiedono di fare una mostra, sono ben contento. Ma la mia posizione è un po' quella di Obi-Wan Kenobi. Cioè l'impero mi deve venire a cercare nella grotta e di maestro Kenobi abbiamo bisogno di te, capito? Non sarà mai Obi-Wan che va dalla principessa Leila, deve essere la principessa Leila che manda il robottino. Generalmente avviene sempre così, anche i grandi architetti non vengono mai i grandi architetti, mandano sempre qualcuno. Poi tu parli con quel qualcuno e dici dobbiamo parlare, devo parlare con l'architetto, io non posso avere intermediari però perché il mio lavoro viene fatto in un certo modo. Cioè non voglio che mi si mandino i disegni e mi dicono fai questo. Credo di poter dare di più se invece si raggiunge un obiettivo parlandone insieme e capendo quali sono. Il lavoro che sto facendo adesso alla Biennale, io ho avuto bisogno di parlare con l'architetto per dire qual è l'obiettivo che vogliamo raggiungere, perché dobbiamo rifare. Mi aveva chiesto un modello che era con le poltroncine, le stoffine, tutto, con gli interni tutti perfetti. Se avete occasione di andare alla Biennale vedrete che è una cosa completamente diversa. Ma è una cosa completamente diversa che non nasce solo ed esclusivamente da me. Nasce da un confronto. Quindi non ti so dire se sono pezzi d'arte o pezzi d'architettura. Lasciamolo a chi lo vede. Poi a volte sono molto contenti dei miei modelli, a volte li odiano. Sapete quante volte ho discusso con Luca sui modelli? Tantissime. Altre volte invece è bello, pazzesco. È normale, come in tutte le cose, in cui c'è un confronto. C'è anche il rischio di fare qualcosa che non va, oppure di dover tornare indietro. Quando lo faccio per lavoro ho un po' di difficoltà, ma poi lo faccio. Mi piace un po' creare dei problemi, mi piace mettere un po' di ansia. Siccome il mio lavoro è anche quello, è a metà tra il prete e l'artigiano, lo psicologo, ti caricano di una responsabilità che in realtà tu non dovresti avere, perché sei un mero, a volte sei un esecutore, e allora come contro risposta li carico io di un'altra responsabilità e di un'altra ansia, per cui gli metto il granello di sabbia nell'ingranaggio e gli dico ma se lo facessimo così? È una cosa un po' divertente, un po' sadica. Ma a volte funziona. Fondamentalmente io mi diverto a fare quello che faccio, ecco, diciamo la verità, non saprei fare altro e non vorrei fare altro, proprio godo come un matto a fare quello che faccio, e per un po' di tempo ho anche sofferto perché non venivo considerato un architetto. Ora ho 52 anni e mi considerano un architetto che lavora sul corpo dell'architettura, come vi dicevo prima. Ma per molto tempo il model maker viene in Italia, è arrivato il plasticaro a Roma, capito? È un po' tipo l'arrotino, donne è arrivato il plasticaro, è terribile. E un po' ci soffri. Per qualche anno è stato un cruccio fortissimo, poi ti sei costruito il tuo personale percorso, che adesso è il tuo, e dunque hai modo di dire, beh, adesso attenzione. C'è il maestro, ci arrivi gradualmente, e considerate che non mi considero il migliore in Europa, ce n'è uno che è più bravo di me, sarò sempre il numero due, sempre. Il più bravo, andatevi a vedere i modelli, è Vincent de Rich, olandese, quello che fa i modelli per Roma, genio assoluto, maestro indiscusso. Abbiamo fatto una conferenza insieme a Londra e io ho esordito dicendo avete chiamato Pelé, l'unica cosa che posso fare io da Maradona è segnare con la mano, non potrò mai segnare come Pelé, non avrò mai quella classe e quella capacità. Ogni tanto giochi sporco e ce la fai, però lui è il più bravo di tutti. Andateveli a vedere, perché è quello che ha cambiato modo di fare, di approcciare al modello in architettura. È il primo,
Cioè, mentre prima il modello di architettura era fatto in un certo modo, a parte alcuni casi, negli anni 50 e 60 erano più sperimentali, poi c'è stato un grande periodo in cui il modello era semplicemente di rappresentazione, lui ha completamente cambiato il paradigma del fare i modelli. Quindi è un genio innovatore. I suoi modelli per me sono pezzi di arte. Ecco, se mi chiedi cosa sono i modelli di Vincent Rick, ti dico, quella è arte. I miei non lo so. Bene, Marco, ti ringrazio veramente tanto, sei andato anche oltre, penso. Va bene, ragazzi. Perché...